Salve a tutti ragazzi, in questo nuovo video vedremo come aumentare di livello in modo molto facile le ab due abilità, l'abilità furtiva e arceria, sì, con l'arco, e nello stesso modo. Allora, siamo sulla montagna dove stanno i Barbagrigia. Voi potrete arrivarci facilmente, se non sbaglio, la terza missione delle quest principali vi porterà direttamente qui. Una volta entrati, però, non avrete questa situazione che loro stanno pregando. Li troverete, parlerete con loro, farete quello che dovete fare e poi si sistemeranno in questi posti. E voi, allora, la prima cosa è impugnarvi l'arco, con l'arco, e procuratevi tante frecce prima di arrivare qui, altrimenti ogni volta dovete fare avanti e indietro. E vedete, già standogli dietro, già l'abilità furtività aumenta. Poi impugnate l'arco e attaccate, lo attaccate alle spalle. Oh, vedi come si lamenta. Continuate. Continuate finché non si alza. All'inizio però vi conviene non quando si alza non continuate a sparare, perché avendo furtività bassa vi individua, ed è successo come a me prima di caricare questo pezzo di video, che si è girato e mi ha cominciato a lanciare palle di ghiaccio. E poi continuate. Quindi mi raccomando, procuratevi molte frecce, altrimenti se vi finiscono dovete riuscire andare da un fabbro e prenderle. E lui si alza, fermi. E poi continuate. E aumenta arceria. E aumenta anche furtività. E così aumentate. Secondo me in 30 minuti, in 45 minuti riuscite ad arrivare a un buon punto, se fate sempre questo. Ora all'inizio sto fermo perché mo vi racconto, dopo a un certo punto quando furtività sarà aumentato voi potete seguirlo, ci cioè potete andare pure davanti dopo che l'avete attaccato, tanto pure se vi vede poi non vi dice più nulla, ad esempio li potete pure uccidere, gli levate tutta la vita, poi quello si accascia un attimo e poi si rialza. E vi conviene, mo qui non ve lo faccio vedere perché seguo sempre lo stesso, vi conviene, visto che in questa zona qui ce ne stanno sempre 3 o 4 che pregano o in questi due corridoi oppure vicino all'entrata, che stanno lì. Voi ve li fate tutti quanti. Appena finisce la vita uno, ne andate all'altro, in modo tale che così si carica la vita di quell'altro. E fate così, lo ammazzate, andate all'altro, così si carica la vita. Lo ammazzate, andate all'altro, e così è molto più veloce. Mo' qui pensavo, visto che era all'inizio, pensavo che vi potevano vedere, invece no, potete pure alzarvi. Vedi, rilevato, però poi mi nascondo subito perché avevo già l'abilità alta. Poi vi rimettete dietro, vedi, furtività aumenta anche se gli state dietro. E continuate a lanciargli frecce che scompaiono. Ecco, questa è rimasta nel petto. Si alza, fermi all'inizio, altrimenti potete continuare. Però non vi consiglio perché altrimenti prende e se ne va a pregare da un'altra parte. Se voi invece aspettate si risiede. Continuate. Quindi ve lo ripeto, anche se sono un po' ripetitivo, ve lo ripeto, cercate di portarvi molte frecce, altrimenti sono troppi caricamenti, contate che dovete uscire da qua, è un caricamento. Fare la modalità veloce che arrivate alla città, alla vera città White Run, e un altro caricamento, poi ritornare qui, un altro caricamento, rientrare, 5-6 caricamenti, perdete mezz'ora solo a fare i caricamenti. Quindi continuate a dargli le frecce. Lì si risiede. No, si risiede. Perché alcune volte se non risiede, non si risiede. Provate a muovervi un po' avanti e dietro, fatevi vedere e quello si siede. Ecco, vabbè, ora non si risiede più, ecco, si risiede, vabbè, avete capito, il video è finito e al prossimo video, ciao ciao ragazzi!